Franco, ciao, come stai? Ciao, bene, bene. Ti vedo solo il simbolo. Scusami. Ah, Claudio, ciao Claudio. Ciao Patrizia, ciao, ciao a tutti. Eravamo qua silenziosi, in Sì, attesa. sì, sì, sì. Ciao Patrizia, ciao Franco. Ciao. Ciao Francesca, ciao. Ciao. Francesca, io mi devo scusare con te, ma penso che non potrò restare con te, con le colleghe e tutti gli studenti, le studentesse collegati, ma purtroppo ho una riunione di dottorato e quindi dovrò uscire un po' prima. Sì, va bene, non vi preoccupate, anzi, grazie per essere qui, quindi Grazie a te. va bene. Allora, io direi che forse potremmo anche iniziare, perché tutto sommato vedo che più o meno il numero si sta stabilizzando e quindi insomma inizierei dando di nuovo il benvenuto a tutti e a tutte le studentesse, gli studenti. In realtà abbiamo anche alcuni professori, alcuni docenti di scuola superiore che ringrazio per essere qui e piano piano poi probabilmente arriveranno anche altri partecipanti e quindi insomma spero che possa essere un evento in qualche modo utile. È un evento a distanza come quello che noi in qualche modo stiamo vivendo in questo periodo, perché appunto l'emergenza del coronavirus ha fatto sì che non ci potesse essere un open day appunto reale, ma come vedete, insomma, la tecnologia ci aiuta, spero che possa andare tutto bene oggi. Quindi comincio con il ringraziare la studentessa Sara Falchi, che è forse la prima persona che avete conosciuto, perché per entrare appunto nella stanza virtuale dove siamo tutti in questo momento avete chiesto appunto a lei l'ingresso. Sara Falchi è una studentessa tutor, però in realtà ho visto che c'è anche Francesca Gallo, altra studentessa tutor del nostro dipartimento, e che in qualche modo appunto ci supportano in questa presentazione, e naturalmente anche loro sono a vostra disposizione. Ringrazio i colleghi Silvia Calamai per il corso di laurea in lingue, Claudio Melacarne per il corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Abbiamo poi collegati con noi anche i colleghi Patrizia Gabrielli per il corso di laurea magistrale in storia e filosofia, così come il collega Franco Franceschi, sempre per lo stesso corso di laurea. Ho visto prima appunto anche Simone Zacchini, insomma ci sono anche altri colleghi. Molto rapidamente, perché credo che insomma l'evento di oggi per voi sia un evento importante, soprattutto nel senso che avete bisogno, credo, di avere insomma informazioni, di ricevere tutta una serie di elementi utili appunto ai fini dell'orientamento. Questo non è, fra l'altro, lo dico subito, l'unico Open Day digitale online che noi abbiamo organizzato, anzi posso anticipare che ce ne sarà un altro a fine giugno, quindi insomma continuate magari a seguirci, anche a collegarvi sul sito del Dipartimento, perché insomma, avremo un'altra possibilità, diciamo, per stare insieme e quindi di nuovo anche per poter ricevere ulteriori informazioni. Ecco, il 29 giugno, sempre alle 14:30, abbiamo fissato un altro momento, un'altra iniziativa appunto di orientamento. Devo anche sottolineare che questo incontro è un incontro che viene registrato perché l'Ateneo opportunamente insomma tende a registrare questi incontri che i diversi dipartimenti appunto stanno organizzando o hanno organizzato dal 18 di maggio, perché come vi rendete conto insomma è importante poter avere appunto questo materiale a disposizione e poterlo anche rendere fruibile a chi non è riuscito oggi a essere presente. Quindi io vi ringrazio anche per questo, insomma, per essere non soltanto qui presenti, ma anche per in qualche modo accogliere, insomma, la nostra proposta legata alla registrazione.
Io voglio in qualche modo essere piuttosto veloce nelle cose che voglio dirvi, perché ce ne sarebbero tante, però vorrei soprattutto lasciare a voi la possibilità di intervenire. Spero fra l'altro che tutti mi stiate ascoltando, che mi stiate sentendo. Prima c'era qualcuno che aveva forse anche un problema di audio, ma insomma, se mai segnalate naturalmente nella chat qualsiasi problema, così come anche vi chiederei di intervenire nella chat magari per prenotarvi per domande o comunque per curiosità, per questioni che volete porre a me come delegata all'orientamento del Dipartimento di Scienze della Formazione, e anche però ai colleghi e ovviamente anche alla studentessa tutor. Dicevo appunto che vorrei fare una presentazione abbastanza rapida, abbastanza veloce del Dipartimento, della nostra realtà universitaria, perché ripeto, vorrei lasciare più tempo non soltanto alle presentazioni dei due corsi di laurea triennali che caratterizzano il nostro dipartimento, ma soprattutto a voi. Quindi ecco, ho preparato una sorta di presentazione piuttosto veloce. Io appunto sono delegata all'orientamento del dipartimento, sono una sociologa e trovate subito la mia mail, perché questo per dire che già da oggi, per le prossime settimane, nei prossimi mesi, insomma, potete naturalmente scrivermi per qualunque richiesta. Siamo a disposizione, soprattutto in un momento come questo, non soltanto assicurando, diciamo, la possibilità di rispondere, no, alle vostre mail e quindi ai vostri messaggi, ma abbiamo insieme a diversi colleghi garantito un servizio di orientamento anche utilizzando Skype. Quindi ecco, se avete poi delle questioni magari specifiche da presentarci, da porre, ecco, potrete sicuramente avere la possibilità anche di un incontro individuale, quindi con ricevimenti via Skype, perché insomma ci rendiamo anche conto che possa essere importante una forma di questo tipo. Quindi ecco, vedete la mail, fra l'altro le nostre mail sono molto facili da ricordare perché sono sempre nome, punto, cognome, poi la chiocciola unisi.it, quindi insomma dovrebbe essere abbastanza intuitivo. Molto rapidamente, noi siamo un dipartimento dell'Università di Siena, lo dico perché potrebbe essere un po' curioso, no? Dire, ma come, l'università è a Siena o è Arezzo? Cosa c'entra Arezzo con Siena? Ecco, in realtà i dipartimenti dell'Università di Siena sono 15, uno di questi dipartimenti è proprio ad Arezzo, quindi non è che ad Arezzo c'è un'università autonoma, ma è appunto un dipartimento che fa capo all'Università di Siena. E naturalmente, in termini di offerta formativa, quello che viene offerto dal Dipartimento di Arezzo non viene offerto dai dipartimenti senesi. Esiste cioè una specificità della nostra offerta formativa. Allora, Simone mi segnala che cade la connessione. Ecco, Simone Allegria invece mi dice che sente bene. Spero che mi sentiate, e se no, ripeto, eventuali perdite di informazioni o di messaggi. Quindi dicevo appunto, siamo uno dei dipartimenti dell'Università di Siena, il nostro è un dipartimento multidisciplinare che offre una formazione piuttosto varia, perché andiamo dall'ambito linguistico e letterario a quello delle scienze dell'educazione e della formazione, scienze sociali, storia e filosofia. Abbiamo due corsi di laurea triennali che in qualche modo hanno una durata di 3 anni, e poi due corsi di laurea specialistici che appunto, per voi che venite dalle scuole superiori, non li trovate subito, perché subito voi trovate la possibilità di iscrivervi ai corsi di laurea triennali, 3 anni. Dopo 3 anni abbiamo appunto i corsi specialistici, quindi 2 triennali, 2 specialistici. Abbiamo poi 3 master, un dottorato, insomma
per tutto questo in qualche modo attrae una quantità di studenti piuttosto corposa, perché abbiamo più di 1200 studenti che gravitano in questo dipartimento, che è un campus. Ora vi farò vedere anche delle foto, spero che si capisca anche un po' bene questa caratteristica del campus immerso nel verde. Insomma, siamo il secondo dipartimento per numero di iscritti dopo i corsi di laurea di economia. Fra l'altro, una cosa che insomma, voglio precisare, non esistono le facoltà, o meglio, quando voi trovate ma non esiste più la facoltà, chiuso questa facoltà, ecco, lo dico perché le facoltà non ci sono, al posto delle facoltà abbiamo i corsi di laurea, quindi parliamo appunto anche in questa presentazione di corsi di laurea. È un dipartimento che punta molto, ha puntato nel corso degli anni in una forte investimento in termini di innovazione didattica, quindi una didattica centrata molto sullo studente e poi sulla professionalizzazione, cioè l'idea è quella di offrire appunto una formazione che sia soprattutto spendibile nel mercato del lavoro, cioè la questione dell'occupabilità, come immagino molti di voi sapranno, diventa sempre di più importante, urgente anche per l'università. Quindi sono due elementi a cui teniamo molto, ecco, cerchiamo di investire molto su questo, fra l'altro anche in termini di didattica online, perché sapete benissimo che l'emergenza del coronavirus è esploso il 4 di marzo, cioè il 4 di marzo è stato il giorno in cui il decreto del governo ha sostanzialmente decretato una situazione di emergenza, e noi, alcuni di noi, sono andati in aula il 3 e il 4 di marzo perché come inizio del secondo semestre, nel semestre estivo, alcuni di noi avevano didattica, però ecco, abbiamo visto gli studenti il 3 di marzo, il 4 di marzo, il 5 non ci siamo potuti presentare in aula, ma abbiamo ripreso a fare didattica online, quindi a distanza. Questo perché un po', devo dire, l'Università di Siena era abituata, al di là dell'emergenza del coronavirus, a offrire molta didattica online. Quindi anche questa è una specificità che probabilmente continuerà, insomma, vedremo un po' gli sviluppi di questa emergenza e di questa pandemia, però ecco, la nostra università ha cercato di rispondere appunto offrendo anche una didattica online che per ora insomma sta procedendo abbastanza bene, direi. I corsi di studio, ma entreremo presto nello specifico, sono appunto le due triennali, Lingue per la comunicazione interculturale e l'impresa. Qui vi ho inserito il sito, ho inserito i siti dei diversi corsi di laurea, poi più tardi naturalmente li posso ripassare senz'altro, ma insomma sono tutte informazioni che voi trovate facilmente anche semplicemente collegandovi al sito del Dipartimento di SFUCI. Questa è la nostra sigla, la trovate appunto in alto a destra. E quindi Lingue per la comunicazione interculturale ed impresa e Scienze dell'educazione e della formazione, i corsi che durano 3 anni e che sono appunto quelli a cui si accede usciti dalle scuole superiori. E poi i corsi di laurea specialistici, appunto Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e Storia e filosofia, appunto i colleghi Gabrielli e Franco Franceschi in qualche modo sono colleghi che gestiscono, coordinano questo corso specialistico. Come vi dicevo prima, abbiamo i master, 3 master specificamente, uno sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, un altro è storia e design del gioiello e il terzo che è legato ai temi della diversità in campo organizzativo. Che cosa sono i master? Lo dico perché appunto gli studenti delle superiori non devono certamente sapere, potrebbero saperlo ma anche no, sono quei corsi di formazione, di approfondimento, di specializzazione che possono essere scelti dagli studenti anche dopo aver acquisito il titolo di laurea di primo livello. Appunto la filiera, la formazione in campo universitario prevede prima i corsi triennali, poi eventualmente i corsi specialistici, oppure, in alternativa ai corsi specialistici, i master.
universitari, che naturalmente possono essere anche molto variegati ed eterogenei. Noi offriamo appunto questi tre master, che hanno ovviamente una caratteristica di forte professionalizzazione, quindi è una formazione molto legata e spendibile nel mondo del lavoro. In più, da 2 anni abbiamo il dottorato in apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro, e voi sapete che il dottorato rappresenta un po' quel corso che permette di formarsi per la vita universitaria. La specificità di questo dottorato è però che diciamo intende formare anche con una forte connessione col mondo delle imprese, col mondo delle aziende. Quindi questo a livello naturalmente di post laurea. Non mi dilungo, perché semmai torneremo rispetto anche alle vostre curiosità o alle vostre esigenze sui punti specifici. Semmai vi voglio presentare il nostro campus. Appunto, già questa foto credo che renda abbastanza, spero che renda abbastanza bene l'idea di dove siamo. Qui in fondo abbiamo sostanzialmente la ferrovia. Una caratteristica importante del nostro campus è che siamo a 2 minuti dalla stazione di Arezzo. Questo che vedete, appunto, questa strada asfaltata, è un viale che appunto dalla strada, da viale Luigi Cittadini, entra, appunto permette l'arrivo nel campus, e queste sono le nostre palazzine, appunto dove lavoriamo, dove forniamo la didattica, dove facciamo ricerca. Tutto è qui, è concentrato sostanzialmente in questo campus, che come vedete appunto è un campus molto molto verde. Questa è una palazzina dell'orologio, la cosiddetta appunto palazzina dell'orologio, dove ci sono gli uffici, dove c'è la direzione. È un po' quello che da dove è stata in qualche modo scattata la foto che avete visto prima. E solo per vedere rapidamente, questa è un'altra parte di palazzina, questi sono ovviamente i nostri studenti, questa è la caffetteria, perché appunto trattandosi di un campus, tutta una serie di servizi utili per gli studenti sono fortemente concentrati. Che cosa vuol dire questo? Che lo studente arriva, molti naturalmente arrivano anche da città o comuni limitrofi ad Arezzo, o comunque vicini o anche lontani, ma insomma utilizzano il treno, quindi sono pendolari. Fra l'altro molti di noi sono anche pendolari come docenti, e hanno tutti i servizi concentrati in questo campus, cioè non si devono spostare, non devono trovare appunto altri servizi in qualche modo lontani. Questa è la caffetteria. Da diversi anni abbiamo appunto la caffetteria, esiste un servizio di mensa naturalmente per gli studenti, e quindi anche questo per far capire che è tutto molto vicino. La biblioteca, e che ovviamente ha diversi spazi a disposizione, abbiamo anche notevoli collezioni presenti per diverse aree tematiche, e abbiamo all'interno della biblioteca il Campus Lab, che è sostanzialmente uno spazio, anzi sono diversi spazi ad uso degli studenti. Questo è come dire, appunto una porzione, un'area piuttosto estesa, sono diversi metri quadri a disposizione degli studenti per discutere, per confrontarsi, per lavorare insieme. I docenti lo possono utilizzare, ma solo se appunto lavorano in modo partecipato appunto con gli studenti. Quindi è uno spazio a disposizione degli studenti stessi. Questa è per esempio una stanza, voi vedete, attrezzata anche con dei computer. Fra l'altro abbiamo anche dei laboratori linguistici anche interni, non esclusivamente, ma insomma anche interni al Campus Lab. E l'ultima cosa, prima di passare la parola ai colleghi, ecco alcuni siti utili. Di nuovo, insomma, li trovate anche nel sito del Dipartimento, però insomma ci tengo a farvi capire che per quanto riguarda l'orientamento, e quindi anche il tipo di iniziative, di attività
che noi offriamo, ci muoviamo fra orientamento informativo e orientamento formativo, cioè voi potete sia scriverci per ricevere delle informazioni, soprattutto in questo periodo di fase 2, fase 3, uscita dalla pandemia, e quindi potete naturalmente scriverci anche perché abbiamo appunto delle attività specifiche che possiamo in qualche modo garantire, che possiamo mettere in campo adesso, in questo momento in cui è un po' difficile magari vederci di persona. Possiamo appunto pensare a dei colloqui di orientamento, li abbiamo sempre fatti, continuiamo a farli, ma utilizzando appunto le nostre stanze virtuali o, come dicevo prima, anche Skype, ma anche Facebook, insomma, a seconda di quello che poi i docenti utilizzano e gli studenti lo stesso utilizzano come strumenti per comunicare. Informazioni per le immatricolazioni, perché dal 21 di aprile è possibile anche attivare la pratica di pre-immatricolazione, una pratica che si fa online, quindi non è assolutamente necessario, anzi non ci si deve recare fisicamente all'università. Fra l'altro, ecco, per le notizie sulle immatricolazioni, ma anche proprio per capire come fare, no? A volte la procedura può essere un qualche cosa di non automatico, comunque non scontato, ecco, le nostre studentesse sono a disposizione anche per un'attività di supporto e di assistenza nella immatricolazione. E poi per le informazioni legate di nuovo al diritto allo studio, perché credo sia importante anche per uno studente sapere quali sono i servizi su cui può contare. Il diritto allo studio universitario è un servizio che viene gestito a livello regionale, ma le università naturalmente fanno da tramite, collaborano con i servizi, e quindi abbiamo anche questa possibilità di darvi delle informazioni sulle borse di studio o anche sulle residenze universitarie, insomma su tutta una serie di altri servizi. Infine, non so se lo riuscite a vedere perché proprio in fondo abbiamo un sito, forse alcuni di voi lo conoscono già, perché nel momento in cui avete probabilmente le informazioni per partecipare agli Open Day, vi sarete collegati a orientarsi.it, che è il nuovo sito dell'Università di Siena dedicato all'orientamento. Ecco, esiste una specifica sezione all'interno di orientarsi che è dedicato alla vita ad Arezzo, perché appunto l'Università di Siena può contare non soltanto sulla presenza dell'offerta senese, ma appunto anche su quello che le altre sedi decentrate offrono. Ora sentite? Sì? Prego. Sì, si sente bene. Quindi ecco, io in realtà ho finito, perché naturalmente poi questi siti, se volete, possiamo anche possiamo ritornare su alcune informazioni, però proprio perché vorrei lasciare lo spazio ai colleghi, direi che appunto posso chiedere ai colleghi, nello specifico oggi abbiamo appunto Silvia Calamai, che è presidente del corso di laurea in lingue, e poi al collega Claudio Melacarne per la presentazione del corso di laurea in scienze dell'educazione. Quindi, se siete d'accordo, Silvia, ti darei la parola per intervenire. Bene. Grazie, mi sentite tutti e mi vedete? Provo, intanto benvenuti, grazie per essere qui. Provo a condividere il mio schermo, sperando che di essere visibile e che tutto stia ben chiaro. Come la collega Francesca Bianchi, ho preparato... Aspettate, vedete? Mi vedete? Sì. No, ti sentiamo. Allora. Ho qualche vincolo che mi dice che non posso, non essendo io la responsabile
Scusate, intervengo. Francesca dovrebbe togliere la sua condivisione di schermo. L'ho tolta. Allora credo che possa farlo Silvia. Prova. Forse ero io, prova un po'. E si dice che non ho le credenziali per condividere il mio schermo. Un momento, Sì, sì. Portate pazienza perché... Oh, ora forse vedete? Sì, stai per presentare, quindi... Bene, abbiate pazienza, ma stiamo diventando tutti degli esperti, ma nel giro, come dire, di poco tempo e con grande ansia da parte di tutti. Andiate. Allora, di nuovo benvenuti, provo a presentarvi in modo breve, perché credo che sia importante lasciare lo spazio alle domande e alle curiosità sia da parte di chi è presente e chi ha ritagliato il tempo per essere a questo incontro, che è virtuale ma è comunque molto, molto sentito e molto partecipato da parte nostra. Allora, ho preparato delle slide che raccontano un po' questo corso di laurea in lingue. Io lo presento a nome anche di altri colleghi e io sono una glottologa, una linguista, e per questo presidente del corso di laurea, ma è un corso di laurea in cui ci sono molte voci, e al nostro incontro di oggi c'è anche presente la collega Hans Koisman, che è la responsabile del CLAD di Arezzo e che potrà poi, se del caso, rispondere a domande più tecniche sulle lingue. Allora, questo corso di laurea, come vedete, ha come prima parola lingue e poi due sintagmi, per la comunicazione interculturale e per l'impresa, che sono un po' le due anime che incontrerete in questo percorso triennale. Per la comunicazione interculturale, quindi chi poi un domani farà un percorso, di studio successivo o anche di lavoro nell'ambito della cooperazione interculturale, nell'ambito della traduzione interpretariato, dei servizi turistici, e l'anima invece di impresa per chi è più orientato a lavorare e si immagina in un ambiente di tipo commerciale, in un ambiente legato alle imprese e al commercio internazionale. Quali sono le caratteristiche principali di questo corso di laurea, che ha un primo anno unico? Noi abbiamo pensato in questo modo perché ci siamo detti che il primo anno uno studente che viene da una scuola superiore intanto deve capire come funziona l'università, in che mondo si trova a vivere, come l'organizzazione, quali sono le cose da imparare, da saper fare, che tipo di studio mettere in atto, uno studio anche per certi versi autonomo e indipendente. Dunque il primo anno è comune a entrambi i curricula. Poi dopo il primo anno, quando lo studente è diventato un pochino più esperto e più sicuro, al secondo anno deve scegliere se fare gli esami legati al curriculum per la comunicazione interculturale o fare gli esami un po' più legati al curriculum lingue per l'impresa. Ecco, quindi questo anche per tranquillizzare, quando uno al primo anno non ha le idee chiarissime, sa che vuole studiare le lingue, però ancora non sa bene in che ambito situarsi, ecco, il primo anno è comune, e questo abbiamo visto nel corso del tempo che facilita il percorso. Che cosa si studia in questo corso di laurea? Naturalmente si studiano le lingue, che è l'anima portante di questo corso di studi, la lingua inglese come lingua obbligatoria. E l'inglese prevede un livello in ingresso pari almeno al B1 del quadro comune europeo, e poi una seconda lingua scelta che si comincia subito al primo anno e si studia per i 3 anni di corso, a scelta tra francese, spagnolo
russo, tedesco e cinese, quindi inglese obbligatorio, seconda scelta, seconda lingua a scelta dello studente, sulla base delle proprie passioni e delle proprie inclinazioni. E, questo studio delle lingue straniere prevede lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, con insegnanti madrelingua, quelli che noi chiamiamo CEL, collaboratori ed esperti linguistici, e che si affiancano ai docenti strutturati di lingua e traduzione inglese, francese, tedesco, russo, cinese. Ecco, sottolineo l'importanza di queste figure, qualcuno forse le ha già incontrate nella scuola superiore, sono i cosiddetti lettori, sono figure estremamente competenti sulla lingua, essendo anche madrelingua, ma poi formati per l'insegnamento della lingua straniera, che si affiancano a questo, all'insegnamento della lingua da parte del docente strutturato. E l'Ateneo di Siena, da questo punto di vista, è ancora in una situazione privilegiata, perché ha un centro linguistico di Ateneo molto forte e robusto in termini di personale, e poi soprattutto abbiamo ad Arezzo, tra le varie foto che avete visto, c'è anche una parte, c'è anche una palazzina, una parte della palazzina dedicata alla sezione di Arezzo del centro linguistico di Ateneo. Quindi non dovete andare a Siena per imparare le lingue, avete tutto, la succursale del CLAN presente ad Arezzo. Oltre alle lingue, poi la preparazione si svolge sui piani delle corrispettive letterature, quindi e culture. Se si sceglie la lingua francese o se si sceglie la lingua cinese, poi si studia anche corrispondente letteratura e cultura. Ci sono poi le letterature comparate, ci sono poi le discipline di area linguistica e filologica, che mirano a rafforzare la preparazione linguistica, se vogliamo anche tecnica, degli studenti, poi magari si troveranno a fare attività di traduzione e interpretariato. Quindi questo è tutto il bagaglio, tutti i ferri degli attrezzi che servono a conoscere bene una lingua, a saperla usare, a saperla e tutto lo sfondo, quindi la cultura del paese di riferimento, la letteratura del paese di riferimento. E poi, oltre a queste discipline che completano la preparazione culturale dello studente, quali le storie, la geografia, la filosofia, l'antropologia, e anche discipline più professionalizzanti, quali ad esempio economia aziendale, marketing del territorio, sono quelle che poi permettono anche di avere delle competenze più facilmente spendibili, più velocemente spendibili, non facilmente, velocemente spendibili nel mondo del lavoro. I livelli di conoscenza delle lingue in uscita, per anche un'idea, abbiamo detto l'inglese si parte da almeno il B1 in uscita, il C1, lo spagnolo in uscita almeno il B2, il francese almeno il B2, il tedesco B2, il russo e cinese almeno B1. Queste differenze sono dovute al fatto che per le altre lingue, ad eccezione dell'inglese, si accettano anche principianti assoluti, e pertanto lo scollamento è dovuto anche, come dire, al punto di partenza. Poi ovviamente ci sono anche percorsi di eccellenza che sempre sosteniamo, però è bene anche essere corretti rispetto ai livelli reali di uscita delle lingue. E naturalmente, essendo un corso di laurea in lingue, noi sosteniamo fortemente la mobilità internazionale. Ora, dirlo adesso è quasi un po' buffo, è quasi surreale parlare di mobilità internazionale adesso, però facciamo finta si possa parlare, parliamo come se l'emergenza fosse pressoché finita. Io al momento non posso darvi informazioni relative alla mobilità internazionale da settembre in poi. I bandi sono aperti, le selezioni sono in corso. Certo non potremmo dirvi che cosa succederà a settembre, perché forse nessuno in questo momento lo sa, possiamo guardare solo di mese in mese o essere comunque molto cauti, però
diciamo che in una situazione normale, non emergenziale, quale quella che stiamo vivendo, il corso di laurea in lingua è fortemente coinvolto in scambi Erasmus e scambi internazionali tra l'università nostra, Università di Siena e università extraeuropee, quali le università statunitensi, le università dell'America Latina, le università, alcune università cinesi con cui noi siamo in rapporto, scambio bilaterale diretto, più tutti i paesi coinvolti negli scambi Erasmus. Per avere un'idea, ecco, prima dell'emergenza, quindi i dati ve li riporto all'anno accademico 18-19, arrivando fino all'inizio del 2020, noi su corti che hanno circa 200 iscritti, insomma per anno accademico, 200 matricole, 79 l'anno scorso erano in mobilità, quindi per noi questo è un buon risultato. E per avere un'idea delle mobilità che erano coinvolte, dei territori coinvolti, ne avevamo 11 studenti che erano a Wenzhou in Cina, con cui abbiamo uno scambio diretto, gli studenti ne avevamo 6 in Oklahoma, ne avevamo molti in Spagna, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, nella Confederazione Russa, naturalmente. Quindi ecco, questo è anche un invito che sempre noi come comitato facciamo: quando si decide di studiare una lingua, poi bisogna anche mettere in conto di viaggiare, no? E di fare delle esperienze in Atenei per alcuni periodi dell'anno, 3-4 mesi, 6 mesi, anche annualità all'estero. Poi quando uno rientra, il comitato per la didattica si occupa di riconoscere gli esami che uno fa all'estero, e quindi non si perde tempo, anzi si acquisiscono competenze della lingua in azione nel paese in cui ci si trova ad andare. E poi un altro aspetto che mi preme sottolineare, quindi vado verso la conclusione della mia presentazione, il tirocinio. Il tirocinio è obbligatorio, e l'abbiamo pensato obbligatorio proprio per tirocinio esterno, in aziende, in settori in ambiti turistici, nelle imprese, nella cultura, nelle scuole, in istituti culturali, in festival. Ecco, questa esperienza di tirocinio l'abbiamo voluta obbligatoria proprio per permettere alle persone conoscere un po' più da vicino il mondo del lavoro e di mettersi un po' alla prova, sia per quanto riguarda le competenze linguistiche che uno può aver acquisito, sia per le competenze relazionali e le cosiddette soft skills. Per quanto riguarda le iscrizioni, abbiamo una situazione in crescita, e questi sono i dati all'anno accademico precedente, ma questi dell'anno accademico che sta volgendo verso la fine, il 19-20, sono più o meno coincidenti. Abbiamo sempre 211 matricole, quindi di questo siamo molto contenti come corso di laurea, perché è un discreto successo anche da molti studenti fuori regione. Ecco, ne abbiamo molti da varie parti d'Italia, e questo è molto bello, perché lo dico io da glottologa, ascoltare molte varietà regionali è sempre appassionante durante le lezioni. E dopo la laurea ne ha già parlato la mia collega, quindi questo lo possiamo tranquillamente, e poi credo sia un po' prematuro pensare già alla fine della laurea triennale, visto che si deve ancora cominciare la laurea triennale. Invece mi preme mostrarvi i riferimenti nostri nomi, i nomi delle persone che lavorano dentro il comitato insieme a me, così che possiate vedere anche gli indirizzi elettronici. Silvia Calamai sono io, Alessandra Carbone, la professoressa di lingua e letteratura russa, la professoressa Letizia Cirillo per il comparto di lingua e traduzione inglese, il professor Cesare Zanca, che è anche il direttore del Centro Linguistico di Ateneo, e poi la professoressa Anne Skoisman, responsabile del comparto di lingua e letteratura francese, e poi anche responsabile del CLA, quindi Centro Linguistico di Ateneo, della sede di Arezzo, ed è il nostro
punto di riferimento. È importante dire anche che abbiamo un sito e in questo sito, ecco, vi invito sempre, se volete, se siete interessati a questo corso di laurea, il sito è ricchissimo di informazioni. Ci sono i piani di studio, ci sono le modalità di iscrizione, le spiegazioni. Ecco, ci investiamo molto tempo nella preparazione e nella costruzione del sito internet, perché lì, ecco, è uno strumento agile che potete sempre consultare, dove potete trovare le informazioni. Poi, se no, noi siamo a disposizione, ovviamente in questa fase non in presenza, ma senz'altro attraverso Google Meet, attraverso le mail, attraverso Skype, attraverso le telefonate. Ecco, diciamo che la tecnologia in questo caso ci aiuta e ci supporta, e dunque siamo a disposizione. E lascio volentieri la parola al mio collega per la sua presentazione. Grazie a voi che mi avete ascoltato fino ad ora. Grazie Silvia. Allora sì, passerei la parola a Claudio Beliacarne, che non è il presidente del corso di laurea in scienze dell'educazione, ma è un collega che intanto è membro del comitato per la didattica del corso di laurea in scienze dell'educazione, quindi credo che possa illustrare il corso. Sì, se mi sentite, mi vedete, buonasera a tutti. Non so se vedete le slide, la mia presentazione. Sì. Ah, perfetto. Buonasera, vado diretto al punto, nel senso che è un piacere stare con voi, è un piacere anche rivedere i colleghi e le colleghe che, come potete immaginare, ci vediamo anche abbastanza spesso, però sempre in online. Vi illustro il corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione. Faccio parte di quel gruppo di docenti che lo gestisce da alcuni anni, e parto dalle figure professionali. Noi, questo corso è già tantissimi anni che va bene in termini di iscrizioni, di occupabilità, e da 6 o 7 anni abbiamo scommesso su una formazione professionalizzante, e quindi abbiamo cercato di rendere il percorso triennale universitario una bella esperienza culturale e allo stesso tempo anche una esperienza di apprendimento strumentale, utile a trovare lavoro alla fine dei 3 anni. Poi voi sceglierete se continuare o se entrare nel mondo del lavoro. Prima di tutto, questo corso forma degli educatori. Probabilmente alcuni di voi sanno già di che cosa si sta parlando, altri ne hanno sentito parlare. Io vi do soltanto alcuni target con i quali l'educatore lavora. Ce ne sono molti, quindi io mi soffermo su quelli che sono più semplici e forse più condivisi. Questo è un corso di laurea che forma professionisti che possono lavorare con bambini da 0 a 3 anni, quindi più semplicemente negli asili nido, quindi con il mondo dell'infanzia 0-3, ma anche dentro tutti quei luoghi di servizio all'infanzia che arrivano fino ai 6 anni, da 0 a 6 anni. Pensiamo ai doposcuola, pensiamo ai centri di aggregazione, pensiamo ai servizi che vengono forniti alle famiglie in termini di supporto scolastico, ma anche di sviluppo di diverse socialità. Poi l'educatore lavora anche con i genitori, con le famiglie, a volte quando queste hanno delle difficoltà, lavora in situazioni protette in ambito giudiziario, quindi con problematiche di natura educativa che riguardano gli affidi, il supporto a minorenni che hanno avuto dei problemi, oppure alcuni educatori lavorano con i problemi della tossicodipendenza, altri educatori si specializzano per lavorare nei centri di aggregazione giovanile o con gli anziani. Diciamo che l'ambito generale di lavoro
è quello del terzo settore, dei servizi alla persona e dei servizi alle famiglie. E dove lavora principalmente? Come ho già detto, negli asili nido, nel nostro sistema regionale, nelle cooperative, però noi abbiamo studenti anche da altre regioni dove, diciamo, il sistema di organizzazione del lavoro del terzo settore non è necessariamente organizzato in cooperative, ma in altre istituzioni, e diciamo che ci sono quindi luoghi finanziati dai comuni, dalle province, ci sono poi dei luoghi di lavoro del tutto privati, e quindi c'è addirittura chi, alcuni nostri educatori hanno aperto dei propri servizi e quindi hanno fatto una piccola loro impresa di natura educativa e formativa. Altri, per dire, lavorano in agenzie formative. Questi sono dei luoghi particolari, non sono sempre conosciuti. Sono quelle organizzazioni che pianificano e progettano i corsi di formazione, per esempio, dentro le aziende. E lì dentro ci sono degli educatori che poi vengono denominati più tecnicamente formatori. E questo corso vi aiuterà anche a, se volete, se vi interessa, a fare degli esami, a conoscere come fare questo tipo di lavoro, che si chiama quello del formatore, che non lavora con bambini ma con persone adulte nei luoghi di lavoro. Poi sono i centri di aggregazione giovanile, i centri di accoglienza, i servizi per minori, le RSA per anziani. Questi sono tutti luoghi e destinatari dell'azione educativa, del lavoro dell'educatore, dentro i quali è obbligatorio, per chi svolge questi compiti, avere la laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Questo ve lo dico perché fino a 3 anni fa la professione di educatore non era regolamentata come lo è adesso, e solo dal 2017 chiunque svolga attività educativa da 0 a 90 anni o a 100 anni o a 110 anni, chiunque nel mondo del lavoro deve avere questo corso di laurea, deve aver conseguito i 3 anni scienze dell'educazione e la formazione. Questo è importante perché tutti coloro che sono interessati a questo tipo di professione devono attraversare questo percorso formativo. E ci sono due anime importanti di questo percorso. La prima è quella dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia, quindi vuol dire asilo nido e servizi all'infanzia, non vuol dire scuola dell'infanzia, vuol dire servizi all'infanzia sono tutti quelli che arrivano da 3 a 6 anni o da 0 a 6 anni, che però non sono scuola. E l'altro curriculum invece è educatore e formatore nei contesti sociali. E la differenza sostanziale è che il primo è quasi una sorta di abilitazione. Chi vuole andare a lavorare negli asili nido deve frequentare il primo curriculum per legge. Questo gli darà un bollino verde e solo lui o lei lo avranno. Altri tipi di corsi di laurea non possono accedere a questo tipo di percorso. Invece l'educatore e il formatore non lavora necessariamente, o comunque non lavora nella fascia 0-3 anni, lavora, come ho detto prima, con diverse utenze. E che cosa si studia? Non è ora il momento, l'occasione per entrare in troppi tecnicismi. Voi sapete che i piani di studio sono organizzati in crediti, in CFU, e questo ve lo dico solo per così, anche per intendersi su il nostro linguaggio. Il CFU sostanzialmente, ve lo conoscete anche un po' dalla scuola vostra, è un'unità di misura e ci dice che un esame che vale un CFU significa che dovete frequentare 6 ore di lezione e studiare circa 19 ore a casa. Questo è per dirvi che in questo corso di laurea è nel totale 180 CFU e quindi alla fine avrete un bel bagaglio di crediti da spendere anche nelle vostre iscrizioni future. Sulle discipline che vengono insegnate, in questa slide vedete i due percorsi,
c'è l'educatore in servizi per l'infanzia e l'educatore sociale. Entrambi i curricula hanno il primo anno comune, questo perché al di là della vostra scelta di quale curriculum sviluppare dal secondo anno in poi, il primo anno dà a tutti gli esami e i crediti necessari per andare ad insegnare nella scuola, nella fascia 0-3. Questa è una scelta nostra perché voi sostanzialmente avrete questa sorta di abilitazione tutti, al di là del vostro desiderio, di quale professionista volete diventare. Dal secondo anno potrete scegliere se specializzarvi sulla fascia infanzia o sull'educatore sociale. Gli esami, forse alcuni di voi li hanno già incontrati, altri saranno nuovi, però sono esami sostanzialmente di natura trasversale, comuni. Vedete qui la pedagogia generale, la psicologia dello sviluppo, la sociologia generale, la didattica anche delle tecnologie, la didattica dell'inclusione, che significa tutte le metodologie legate alla gestione della diversità, alla disabilità. Poi ci sono delle discipline professionalizzanti. Chi sceglierà il curriculum infanzia incontrerà anche la didattica del gioco, alcuni esami di gestione dei servizi, oppure la neuropsichiatria infantile, importante per capire alcune problematiche legate a questa fascia di età. Chi invece farà educatore sociale non incontrerà, per esempio, il management dei servizi per l'infanzia, ma si specializzerà nell'educazione degli adulti, oppure esami di sociologia della famiglia o didattica dei processi trasformativi, come aiutare gli adulti ad imparare. Ci sono poi tutte le discipline, come dire, trasversali. Questo è un corso molto professionalizzante, ma allo stesso tempo vuole mantenere alto il livello culturale, il livello di crescita personale. E questo vuol dire che incontrerete anche delle storie, ci sono delle filosofie, ci sono degli esami che riteniamo fondamentali al di là del lavoro che andrete a fare. Poi da quest'anno, anzi dall'anno scorso, incontrerete anche degli esami specialistici. Abbiamo vinto un grosso progetto con il Ministero sul tema della multicultura e tutti e due i curricula sono arricchiti da esami, per esempio, sulla psicologia interculturale, sulla filosofia dell'educazione interculturale, sulla cultura delle società islamiche. Quindi vi daremo quelle conoscenze necessarie per abitare un mondo che, come sappiamo, è internazionale e quindi è multiculturale. Se la vostra domanda riguarda invece il come noi insegneremo da settembre, i miei colleghi hanno già risposto. Come vedete, facciamo un open day virtuale. Tutto il secondo semestre è stato erogato in modalità online e quindi noi a settembre sostanzialmente, come corso di laurea, ma credo anche come dipartimento, siamo pronti ad erogare le nostre lezioni in presenza, speriamo, se possibile, ma se le condizioni iniziali non ce lo permetteranno, potete seguire i nostri corsi in forma blended, vuol dire mista, gruppi di lavoro in presenza e lezioni frontali a distanza, o se la situazione proprio non ce lo permette, tutto a distanza. Questo, come dire, non è una questione che ci preoccupa. Come il corso di laurea in lingue, il corso di laurea in scienze dell'educazione e formazione ha delle traiettorie anche di internazionalizzazione. Quest'anno abbiamo supportato, diciamo, una mobilità interessante verso alcune università del Marocco, prima che ci fosse questa situazione sanitaria dovevamo partire per il Canada, per gli Stati Uniti con altri gruppi di studenti, quindi diciamo che daremo a chi avrà questo interesse l'opportunità di confrontarsi con sistemi educativi e con pratiche educative da diverse parti del mondo, dalla Spagna, dall'area europea all'area canadese, americana e negli ultimo anno anche
del Nord Africa. La vita universitaria, come ha illustrato benissimo Francesca, prevede non solo lezioni. Noi siamo un corso di laurea, mi permetto di dire anche un dipartimento sostenibile, quindi non abbiamo numeri che non ci permettono di conoscere i nostri studenti. Quindi la nostra vita universitaria è abbastanza frenetica, siamo, credo, abbastanza attivi, però chi avrà, diciamo, il piacere di venire al nostro campus scoprirà che ci conosceremo, ci conosciamo per nome e riusciamo a dare anche delle dritte, delle indicazioni agli studenti rispetto ai loro desideri. Per finire, il corso di laurea in scienze educazione e formazione ha un tirocinio, anche questo è un tirocinio obbligatorio, inizia il secondo anno e una parte viene svolta nel secondo e una parte nel terzo. Questo vi dà l'opportunità di fare esperienza, di imparare a svolgere un lavoro e vi permette anche di cambiare. Potete fare un tirocinio nel secondo anno sull'ambito dell'infanzia e poi scoprire che i bambini non sono il lavoro con i bambini non è il vostro desiderio principale, e il terzo anno potete cambiare il luogo dove fare tirocinio. Non rubo altro tempo perché credo di aver terminato la mia clessidra e spero che di essere stato chiaro, sintetico, e di vedervi iscritti al nostro dipartimento o a lingua, scienza, educazione, oppure se non vi volete iscrivere fateci un salto appena tutto sarà rientrato, perché da ora fino a novembre stiamo veramente in un luogo magico, fantastico. Grazie. Allora, grazie anche a Claudio per la presentazione. Intanto la collega si scusa, Silvia Calamai, perché nella presentazione le sue mail non sono appunto non scorrevano. Io devo dire che non me ne sono nemmeno accorta, se non alla fine, perché anch'io ho avuto un problema di schermo, vabbè, e sono incidenti che capitano. Però questo anche per dire che, se volete, naturalmente possiamo anche, rispetto a curiosità, informazioni specifiche, ritornare anche alle slide che vi abbiamo presentato. Quindi abbiamo già, io appunto ho scritto che naturalmente adesso la parola passa a voi, nel senso che insomma sfruttateci davvero, utilizzateci ancora, perché noi, come avete visto, abbiamo in qualche modo operato una presentazione di massima, però meglio di voi nessuno può sapere quello che può essere veramente importante anche da chiedere. Quindi potete sia prendere la parola e quindi intervenire con il microfono o accendendo il microfono, oppure anche semplicemente scrivere una domanda in chat, insomma, come preferite, per noi va bene tutto. E vedo che c'è già una domanda: se non ci fosse la possibilità di seguire le lezioni, saranno previste le registrazioni audio delle stesse? Allora, è una domanda importante, quindi ringrazio chi l'ha posta, perché questa, fra l'altro, è una domanda che dà la possibilità di precisare alcuni aspetti legati alla frequenza delle lezioni. Il corso di laurea, diciamo, in scienze dell'educazione è un corso che non prevede la frequenza obbligatoria. Questo cosa vuol dire? Che è un corso di laurea nel quale voi potete scegliere se frequentare o anche non frequentare. Ci sono studenti lavoratori, ci sono studenti che in qualche modo scelgono anche di tanto in tanto di seguire. Insomma, la frequenza non è obbligatoria. Nel caso del corso di laurea in lingue, la frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata, perché capite benissimo che insomma, iscriversi ad un corso di lingue e non frequentare non permette di acquisire quelle competenze linguistiche che poi appunto permettono di arrivare ad acquisire bene, e quindi anche con un percorso agile, in qualche modo normale, la conoscenza delle lingue. Quindi fra l'altro, ecco, se poi i colleghi di lingue vogliono intervenire, benissimo, però credo che insomma questa è un po' la raccomandazione che di solito noi, anche quando facciamo orientamento, diamo. Insomma, c'è una grande quantità di ore anche di lettorato, ci sono insomma tante anche iniziative che vengono curate dai colleghi, proprio perché insomma la competenza linguistica è un
qualche cosa che si forma sui banchi, sui nostri banchi. Credo però che la domanda che è stata posta facesse anche riferimento a questo momento di emergenza o di Covid, no? Perché effettivamente uno può dire, vabbè, ma se siamo in una situazione di didattica online, che cosa succede? E allora sì, nel senso che in questo periodo dell'anno molti di noi hanno registrato le lezioni, abbiamo una piattaforma Moodle dove, questo fra l'altro da tempo, non nasce oggi, dove i docenti possono caricare registrazioni delle lezioni, slide, video, tutti i materiali utili per gli studenti. Questo ovviamente sia per coloro che frequentano, ma anche per studenti che magari non possono o forse comunque hanno altri impedimenti rispetto alla frequenza. Da quando ci si potrà iscrivere? Spero di aver risposto, insomma, alla domanda di Luca Rosi. Per quanto riguarda Marius, da quando ci si potrà iscrivere? Ma le iscrizioni in realtà sono già aperte, perché il 21 di aprile si sono appunto aperte le pre-immatricolazioni e come dicevo prima, ma se volete ritorno anche sulla slide oppure apriamo il sito del Dipartimento, c'è questa procedura che si può fare online, visto che la procedura è un po' come dire, è un po' tecnica, ecco, diciamo così, e quindi potrebbe apparire un qualche cosa per addetti ai settori, ma non è che è una specificità dell'Università di Siena, sono un po' tutte le università che hanno questo tipo di procedura. Noi abbiamo un servizio di aiuto, di assistenza online, gestito fra l'altro dalle studentesse tutor, quindi semmai chiedo anche a Sara di intervenire, perché le studentesse tutor gestiscono delle stanze virtuali, come quella dove siamo adesso, per aiutare appunto gli studenti a iscriversi. Quindi anche questo è un servizio, diciamo, in più, aggiuntivo, che noi forniamo, e proprio per venire incontro anche alle necessità di qualcuno che magari all'inizio può avere difficoltà per l'iscrizione. Quindi pre-immatricolazioni e poi le iscrizioni, che di solito sono possibili fino al mese di ottobre dell'anno, quindi ottobre 2020 dovrebbe essere l'ultima data utile, insomma, alla fine del mese. Requisiti necessari? No, direi, non lo so, requisiti necessari per accedere al corso di laurea di scienze dell'educazione e della formazione? No, perché in realtà ci sono dei test di orientamento, quindi non ci sono prove. C'è un test di orientamento che in qualche modo è presente in tutti i corsi universitari, in quelli dove non c'è, diciamo, la fase di preselezione, ma è un test che, come dice il nome, serve più per capire qual è, diciamo, la conoscenza in termini anche di linguaggio, di comunicazione, e nel caso in cui ci fossero dei problemi nel test, sono previste delle misure in qualche modo compensative, ecco. Ovviamente questo è un po' l'andamento, e quindi non esistono dei requisiti in qualche modo propedeutici. Poi, corso di laurea, ecco, allora, su lingue però chiederei, per la lingua cinese chiederei ai colleghi di lingue di intervenire, perché Maria Vittoria, sì. Pita, ecco, vai. Grazie. Prego. Allora, rispondo, ci sono due domande e poi lascio la parola anche alla collega Ann Skoisman. Maria Vittoria, nel caso della lingua cinese, come avviene la selezione per l'esperienza nelle università in Cina? Con un bando. C'è un bando pubblico a cui partecipano, espressamente dedicato ai nostri studenti del corso di laurea in lingue, perché questo è un accordo bilaterale tra il nostro dipartimento, il nostro corso di laurea con l'Ateneo di Wenzhou. C'è una graduatoria sulla base, di solito la mobilità la si fa al secondo anno, quindi non si dà che uno parta subito il primo anno, anche perché è bene che il primo anno solitamente uno sta dentro il corso di laurea ad Arezzo, nella sede, poi prende un po' di esperienza, se il cinese non l'ha mai imparato arriva a un livello
tale da poter poi fare una mobilità. Gli studenti che sono andati, peraltro molti di questi hanno chiesto anche di raddoppiarla, cioè da 6 mesi andare a 12 mesi, talmente è stata insomma un'esperienza bella. Chi è dovuto tornare a causa dell'emergenza Covid questo gennaio, giusto come informazione aneddotica, però la dice lunga, vuole ripartire anche vuole rifar domanda per questo secondo bando, che peraltro è ora in uscita. L'Ateneo di Wenzhou offre borse totali o borse parziali, e poi è sempre possibile, se uno per qualche ragione non rientrasse in questa graduatoria, è sempre possibile andare a proprie spese. Le spese per una mobilità in Cina sono molto più basse che rispetto a una mobilità in ambito europeo. Quindi c'è una selezione, la selezione è su curriculum e su colloquio motivazionale e anche livello di conoscenza del cinese. Poi se è interessata la metto, il docente responsabile di lingua cinese si chiama Gianluigi Negro, e anche lui all'indirizzo elettronico gianluigi.negro@unisi.it può senz'altro contattarlo per avere qualche informazione in più su come si studia la lingua dentro questo comparto. Rispondo ad Elisa, il numero degli iscritti a lingue, io le do il numero dell'anno accademico corrente, che sono circa 211 matricole, sono tanti, sono abbastanza e noi siamo contenti. Le aule studio adeguate, lei deve pensare che uno studente di lingua non fate tutti gli stessi corsi, ad eccezione di inglese, di lingua inglese, che però è suddivisa in gruppi, nel caso del lettorato, in gruppi omogenei, e ad eccezione della mia materia, linguistica generale, delle storie, di altre materie obbligatorie, quali geografia, e ci sono nel piano di studi diverse materie a scelta, e poi le lingue, la seconda lingua è anch'essa scelta, quindi ci sarà, alcuni studenti vanno nel corso di spagnolo, altri su cinese, altri sul russo, dunque solo in certe discipline c'è la numerosità, c'è il numero totale, e la frequenza, che è caldamente consigliata, come ha detto la collega Francesca Bianchi, non è obbligatoria, dunque non si dà il caso di trovare 211 studenti in aula, ecco, e comunque alcune aule hanno questa capienza. Controllo se ci sono altre domande, ecco, sulla tipologia d'esame per il corso di laurea in lingue, e qui lascio la parola, ci sono prove parziali, prove intermedie, questo è a discrezione del docente, ogni docente responsabile del proprio corso si cerca naturalmente di sostenere gli studenti, non di metterli nei guai, quindi le prove in itinere sono consigliate e spesso sono fatte dai docenti proprio per facilitare, per non arrivare agli appelli estivi con un carico di lavoro eccessivo. Non ci sono solo gli esami della sessione invernale ed estiva, ci sono anche quelli della sessione autunnale, quindi a settembre si fanno gli esami, ma si fanno gli esami anche ad aprile, quindi anzi se c'è una cosa in Italia che è sovrabbondante forse sono gli appelli d'esame, ce ne sono molti e sono distribuiti nel tempo. In più ci sono le prove intermedie e parziali che ogni docente però gestisce in autonomia. Poi i corsi di laurea hanno di solito ottimi rappresentanti degli studenti che fanno gli interessi degli studenti e quindi fanno delle battaglie per avere più prove intermedie, per avere più prove parziali, dunque su questo non mi preoccuperei, e invece lascerei la parola alla collega Anne Skoisman per quanto riguarda le certificazioni, perché essendo la collega responsabile del CLA è anche la persona più competente per rispondere in merito, perché insomma sono argomenti anche un pochino più tecnici e preferirei lasciare la parola alla collega Anne Skoisman. Sì, volentieri, buongiorno a tutti, quindi appunto mi chiamo Skoisman e sono il responsabile del centro linguistico della sede di Arezzo. Il centro linguistico dell'Università di Siena ha naturalmente un centro a Siena, è un unico centro linguistico, quindi non avrete un centro linguistico diverso a Arezzo, però a Arezzo avrete
una serie di, come dire, di servizi mirati proprio per i corsi di laurea che ci sono a Arezzo. Quindi per gli studenti che si iscriveranno al corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, l'unico, normalmente l'unico contatto che avrete con il liceo linguistico è quello per l'inglese. Tutti i corsi di laurea dell'Università di Siena, anzi di tutte le università italiane, tutti i corsi di laurea triennali chiedono una competenza di inglese alla fine del triennio per potersi laureare. Una competenza base, molto, molto, molto base, molto semplice, che è un livello B1 di inglese, nemmeno su tutte le abilità, perché non avrete la prova di inglese parlato, dico sempre per gli studenti di scienze dell'educazione e della formazione, ma per questi studenti, mi raccomando, la cosa importantissima è presentarsi al centro linguistico subito, all'inizio del vostro ingresso all'università. Molto spesso gli studenti esitano, ma il mio inglese non è molto buono, aspetto un po', vedrò un po', tanto mi servirà soltanto per la laurea. Questo è un grave errore, perché se avete 3 anni, noi ci possiamo in 3 anni aiutare con corsi, con sistemi di autoapprendimento, con tutoraggio mirato, a raggiungere il livello richiesto. È un obbligo, non è una cosa che abbiamo inventato noi, è un obbligo ministeriale e voi potete capire anche molto bene la ragione di questo obbligo. È chiaro che un diploma universitario, anche di primo livello, anche triennale, ha molto molto più valore nel mondo del lavoro se masticato un pochino di inglese che se si fanno digiuni di inglese. Quindi questa è la prima raccomandazione per gli studenti di scienze dell'educazione e della formazione. Altra cosa è ovviamente il corso di laurea in lingue. Lì non si tratta di raggiungere un livello base e semplice di inglese, si tratta naturalmente di studiare 2 lingue, l'inglese e un'altra scelta, in modo molto approfondito. Allora, per questo, per gli studenti che vorranno iscriversi a lingue, una prima raccomandazione. L'inglese è una lingua, ormai lo sapete meglio di me, molto gettonata, molto importante, fondamentale per cavarvela nel mondo del lavoro. Non serve quasi a niente fare un corso di laurea in lingue arrivando a un livello di inglese medio. Dovete essere eccellenti per poter cavarvela poi nel mondo delle lingue, dell'interpretariato, della traduttologia, in qualsiasi prospettiva abbiate dopo il triennio. È fondamentale avere un ottimo livello di inglese. Ottimo livello di inglese che davvero possiamo garantire sempre almeno livello C1 sulle 4 abilità, cioè saper parlare, saper scrivere, capire l'orale, capire lo scritto. Quindi ottimo livello di inglese che riusciamo a garantire perché abbiamo un livello di inglese di partenza. Per poter cominciare il primo anno chiediamo già il possesso di un livello di inglese a livello B1. Allora, questo cosa vuol dire? Se intendete iscrivervi a lingue, la prima cosa che dovrete fare è andare al centro linguistico per essere testati. Se avete già una certificazione di inglese o anche di un'altra lingua, non c'è nessun problema, ne teniamo conto naturalmente e non dovrete riprovare un'altra volta che avete già il livello B1. Se invece non avete nessun attestato di questo livello B1, sarete testati all'inizio proprio del vostro percorso. Vi diciamo subito che è molto faticoso partire da un livello inferiore al B1. Non vi verrà vietata l'iscrizione al corso di laurea in lingue, perché se uno ha quasi il livello B1, naturalmente facendo gli sforzi necessari, può anche raggiungerlo abbastanza rapidamente e seguire normalmente i corsi del corso di laurea in lingua. Però, come dire, dovete sapere che se non avete ancora del tutto il livello B1,
viene in qualche modo sconsigliata l'iscrizione, a meno che siate disposti a fare davvero sforzi molto seri per raggiungere molto rapidamente questo livello B1, perché non abbiamo, come dire, non offriamo un corso di formazione di lingua inglese a livello inferiore al B1 quando vi iscrivete a lingue. Partiamo dal B1. Questo è importante che lo sappiate, perché al momento in cui vi iscrivete è bene fare forse anche prima il test al centro linguistico. Allora, quest'anno è un po' particolare per tutti, come sapete bene. D'abitudine il centro linguistico è già aperto a giugno, a luglio, nei primi di settembre, per accogliere tutti gli studenti, anche semplicemente interessati al corso di laurea in lingua, anche non iscritti. Accogliamo tutti gli studenti per fare un test di lingua e dare qualche consiglio di orientamento, cosa può fare, non può fare, eccetera. Quest'anno naturalmente il test di lingua in presenza non si può fare ora, speriamo di poterlo fare a settembre. Comunque queste indicazioni saranno tutte indicate sul sito del centro linguistico, e il sito del centro linguistico ci arrivate dal sito del dipartimento. Su questo una raccomandazione pratica: c'è un centro linguistico appunto dell'Ateneo di Siena che dà varie indicazioni molto generali per tutti gli studenti di Siena. Vi consiglio invece, se intendete iscrivervi a Arezzo, di andare a vedere, forse Francesca può sì. presentarlo, il sito del nostro dipartimento. Ha anche un link al centro linguistico di Arezzo, del centro del Pionta, sul campus del Pionta, e lì troverete, non so quando, non appena avremo le idee più chiare su quello che sarà possibile fare in presenza a settembre, vi troverete indicazioni, e se non sarà possibile fare test in presenza a settembre, vi daremo dei link, delle raccomandazioni per poter fare test da remoto. Comunque, chi intende iscriversi a lingue deve essere consapevole che il livello di lingua inglese in ingresso è importante, deve essere abbastanza alto, non è un livello così A1, A2, deve essere un B1, perché i corsi sin dal primo anno saranno a questo livello, e alla fine del primo anno si arriva già a un B2. Il passaggio tra i B2 e i C1 è invece un passaggio molto più faticoso ancora, che richiede molto studio, per il quale prevediamo più o meno 2 anni di studi, ma normalmente alla fine del primo anno uno deve avere già un B2. Detto questo, è chiaro che se uno studente al primo anno ha già un livello molto avanzato, ha già un B2 al primo anno, addirittura forse qualcuno un C1, avrà un percorso personalizzato e non dovrà ricominciare corsi a livello più elementare o inferiore al livello effettivamente raggiunto. Per tutte le altre lingue, visto che insieme all'inglese dovrete scegliere una seconda lingua, per tutte le altre lingue il livello di ingresso può essere nullo. Potete non aver mai studiato il francese, lo spagnolo, il tedesco, e poi anche le altre lingue che normalmente non si studiano a scuola, il cinese o forse anche il russo, qualcuno l'ha fatto, no? Insomma, per tutte le altre lingue ammettiamo studenti con un livello nullo, che cominciano proprio a livello base. Per queste altre lingue ovviamente anche lì verranno fatti percorsi differenziati. Se qualcuno conosce già bene il francese, lo spagnolo, l'ha fatto 5 anni a scuola, ovviamente non si troverà in aula con studenti principianti assoluti all'inizio dell'anno accademico. Però sappiate che non dovete avere conoscenze pregresse per queste altre lingue. Ti fermo un attimo perché ci sono altre domande e mi sa che noi alle 4 dobbiamo chiudere. Bene. Quindi, se fosse possibile, perché ci sono altri ragazzi che chiedono.
Sì, allora non avevo visto le altre domande perché non avevo la chat. Ma allora aspetta, perché darei forse la possibilità, alcune studentesse chiedevano anche per la magistrale, io farei così se siete d'accordo, nel senso che per questioni specifiche rispetto anche, o che comunque si collegano a quello che la collega Skoisman ora diceva, pregherei magari di scrivere direttamente agli indirizzi che Silvia Calamai prima ha in qualche modo mostrato, nel senso che effettivamente ci sono tutta una serie di specifiche, di aspetti anche abbastanza tecnici legati alle certificazioni, anche altre ragazze hanno scritto, quindi forse può veramente valer la pena di mandare una mail anche direttamente alla stessa Anne Skoisman o a Silvia Calamai. Scusa Francesca, interrompo un secondo. Non so se siamo proprio costretti a chiudere il collegamento alle 16. Se non è così, io sono disposta a rimanere anche oltre le 16 e rispondere, okay, allora, a chi vorrà rimanere in linea e farmi altre domande. Allora, su questo chiedo a Sara, perché non so se alle 16 si interrompe, visto che ci sono però anche altri open day che cominciano dopo di noi, quindi potrebbe esserci un cambio di distanza virtuale da parte dei ragazzi. Però ecco, giustamente Silvia ha scritto gli indirizzi, quindi prendete nota. Ecco, sì, possiamo rimanere anche oltre, allora sarò io che uscirò, ma lascerò insomma la stanza perché devo andare a fare lezione, però rimangono i colleghi volentieri. Darei un attimo la parola a Claudio Melacarne perché qualcuno chiedeva informazioni rispetto al corso di laurea magistrale, se non ho notato male. Sì. Prego. Ma io do, diciamo, delle informazioni di contesto, nel senso che secondo me sì, è più per dare delle informazioni precise e dettagliate, avete i nostri, diciamo, indirizzi, possiamo sentirci in altro modo. Però rispondo a queste domande sulla magistrale, nel senso che alcuni chiedevano i criteri di accesso. Io in chat ho condiviso, diciamo, il documento, però tendenzialmente chi viene da scienze dell'educazione ha un accesso diretto, chi ha conseguito lauree triennali diverse, c'è da controllare di aver acquisito alcuni crediti in alcuni settori. Però diciamo che il ventaglio per accedervi è abbastanza ampio. E un'altra, e questo lo scopriamo velocemente, se mi scrivete o scrivete al presidente, basta che ci inviate il vostro curriculum e lo verifichiamo velocemente. Sulle figure professionali, qui molto, vado molto sinteticamente a sottolineare che questa laurea magistrale, ve la descrivo così, il primo sono gli utenti, una metà degli utenti di questa laurea magistrale sono persone adulte che lavorano, un'altra metà è circa di studenti che provengono direttamente dalla laurea triennale. Questo vuol dire che è una laurea che risponde a bisogni di chi si vuole professionalizzare e specializzare, ma anche di chi vuole aggiornare il suo bagaglio professionale. Quindi abbiamo anche studenti, appunto, lavoratori, anche di altre regioni, che vengono dall'ambito sanitario, educativo, della giudiziario. E sostanzialmente le figure sono, da un lato, noi non lo pubblicizziamo tanto, però questa laurea permette anche di accedere ai concorsi dell'insegnamento, diciamo è uno dei prerequisiti sull'area dell'area delle scienze umane. E poi forma delle persone capaci di svolgere attività di consulenza alle persone o alle organizzazioni. Quindi ci sono degli studenti a magistrale che si stanno specializzando, per esempio, per la consulenza familiare, nel caso in cui le famiglie hanno bisogno di supporti sulla disabilità, oppure altri invece si stanno specializzando sulla formazione professionale, quindi come intercettare i fondi, denari dall'Unione Europea per poi fare corsi di formazione. E sulla laurea magistrale possiamo sentirci anche, appunto, con maggiore calma, perché è una laurea, credo, interessante. In Italia non ce ne sono molte con questo taglio, su questa classe di laurea. E anche qui c'è un tirocinio e ci sono diverse opportunità, diciamo, fare tirocinio e internazionalizzazione.
non per gli studenti lavoratori, soprattutto per la magistrale, l'idea è, noi di solito mettiamo anche dei, diciamo, degli orari compatibili per quanto possibile con chi lavora, per con gli studenti lavoratori, quindi anche in orari non necessariamente mattinieri, mattutini, e pensiamo per l'anno prossimo anche di fare delle parti online per permettere a tutti di comunque di frequentare una parte degli insegnamenti. Grazie. Allora, grazie. Io diciamo penso che si possa, per chi può, chiedo quindi in questo senso un supporto ai colleghi. Anne Skoisman, che ringrazio prima, ha dato la sua disponibilità. Se ci fossero anche gli altri colleghi che sono in qualche modo disposti a continuare, benissimo. Io posso stare con voi qualche altro minuto, poi però devo spostarmi per la lezione. E chiedo, sì, rispondo a Elena Busà. Abbiamo già parlato della laurea in comunicazione interculturale lingue, per la comunicazione interculturale d'impresa, però se lei lascia la mail, noi manderemo a tutti i materiali che abbiamo presentato oggi, quindi sostanzialmente le tre presentazioni, e poi come prima scriveva la collega Silvia Caramai, trovate le mail, appunto, se scorrete la chat, dei colleghi, appunto, che possono rispondere. Io sono la delegata all'orientamento e quindi in termini generali, se mi scrivete, posso senz'altro rispondervi, e sulle questioni tecniche poi, come dire, fare un po' da tramite, quindi mandare anche le vostre specifiche richieste ai colleghi. Considerate appunto che i bandi per l'iscrizione alla magistrale sono aperte, alcune sono aperte mi pare oggi, perché dal 20 maggio aprivano, ovviamente le aperture restano per diversi mesi, quindi voglio dire anche l'iscrizione ad un corso di laurea triennale, se si è aperto ad aprile, andrà avanti fino a ottobre inoltrato. Sì, lei in effetti forse aveva già posto questa domanda, e quindi scusi, non abbiamo risposto. Credo che si possa fare dopo, cioè che si possa rendere noto il livello ISEE anche successivamente, però per tutte questioni tecniche io vi invito di nuovo ad approfittare anche di questo servizio, perché è proprio una nostra specificità anche rispetto ad altri dipartimenti dell'Università di Siena. Abbiamo voluto appunto creare un servizio di supporto per procedere appunto alla preimmatricolazione, perché come dicevo prima un po' tutte le università, non è niente di insommortabile, per carità, quindi è un procedimento che si riesce naturalmente a fare, a gestire, però magari per chi non è abituato potrebbe esserci una minima difficoltà, e allora le studentesse tutor, che ringrazio, come dire, danno un po' del loro tempo, prestano un po' del loro tempo per assistere appunto anche nella fase di preimmatricolazione. È un servizio, se volete ritorno alle slide, perché è un servizio che è presente nel nostro dipartimento, insomma, quindi lo trovate anche sul sito del dipartimento. Bene, allora, visto che mi sembra che nella chat ci fossero varie domande che riguardano lingue, per il corso di laurea in scienza formazione e anche la magistrale in scienza formazione, il collega Melacarne ha già dato molte spiegazioni. Metto solo un attimo, ecco, metto solo questa pagina, Anne, soltanto sì. Perché così, ecco. Credo che così sia chiaro. Perfetto. La lascio un attimo, vai. Sì, lasciala pure, va benissimo così. La posso togliere anche fra un pochino, ok. Sì, va bene così, non c'è problema. Allora, io risponderei a qualcuna delle domande di lingua che ho visto, di lingue che ho visto scorrere lì. Se nel frattempo avete altre domande da aggiungere, continuate a metterle e io rispondo. Non è un problema se qualche studente collegato desidera accendere il microfono e intervenire direttamente. Non accendetelo tutti, sennò c'è un rimbombo fastidioso, ma se qualcuno volesse intervenire direttamente, naturalmente può farlo.
Allora, per le varie domande che c'erano, qualcuno mi diceva, ma allora se ho un B1 lo posso mandare al momento dell'iscrizione? Come faccio se ho addirittura un C1? Io vorrei precisare una cosa. Il corso di laurea in lingue che farete non è una scuola di lingue e basta. Cioè non basterà per fare questo corso di laurea essere bravi nella lingua da studiare. Ovviamente è la base, eh? È la base, è chiaro che uscendo da questo corso di laurea in lingue dovrete parlare, scrivere, capire bene le lingue straniere. Però non è l'unico scopo della nostra formazione. Un corso di laurea in lingue è per definizione un corso di laurea che forma anche dei linguisti, cioè anche delle persone che possono poi fare una magistrale con approfondimenti in glottologia, in storia della lingua, in filologia, che possono fare interpretariato, che hanno varie competenze più teoriche, più tecniche. Quindi è molto importante sapere che i nostri corsi di lingua sono sempre divisi in due parti. C'è una parte che è, come dire, la pratica della lingua, quello che viene insegnato in qualsiasi scuola di lingua, quella che per esempio ottenete come risultato con un attestato Cambridge, quello che fate anche a scuola. Quindi la pratica della lingua è fondamentale e di questo si occupano i nostri CEL, di cui vi ha già parlato la collega Calamai, i nostri esperti linguistici. È il grosso del vostro impegno didattico, perché sono varie ore alla settimana in aula, o vedremo a settembre anche in parte a distanza, di pratica della lingua e di studio della lingua, diciamo come in una scuola di lingua, per la pratica della lingua. In effetti noi chiamiamo questi corsi i corsi monolingua, perché lì farete inglese a tempo pieno, francese a tempo pieno, proprio per la pratica e la conoscenza della lingua. Però poi a questo affianchiamo una parte che per noi è preponderante dal punto di vista, come dire, dell'ordinamento didattico, che è l'esame vero e proprio del docente titolare del corso. Questo esame è sempre un esame che non è di conoscenza della lingua, ma che è per definizione molto più teorico. Può essere di grammatica comparata, può essere di dialettologia in generale, per esempio, non so, a francese, a quell'esame di teoria della lingua, diciamo di lingua e traduzione, potete fare appunto traduzione più approfondita, i problemi della traduzione, lo studio della francofonia, cos'è il francese in Canada, cos'è il francese nel Belgio. Per lo spagnolo può essere anche, per esempio, lo studio di una lingua spagnola regionale. Insomma, sono corsi più teorici. Questo che cosa vuol dire? Che non vi basterà avere già un attestato di lingua, dovrete comunque, e questo è un obbligo ministeriale, dovrete comunque dare l'esame di lingua 1, di lingua 2 e di lingua 3. Non è che potete saltare subito al terzo anno. Per la parte ufficiale che vi dà i crediti di lingua. Per la parte lettorato che vi forma invece la conoscenza della lingua, sì, questa è un'altra cosa. Uno può benissimo trovarsi con un C1 al primo anno, non farà il lettorato, non farà la parte, diciamo, di studio della lingua, dico come una scuola di lingua, di studio della lingua come comunicazione. O ne farà molto poco e potrà andare subito a un livello più alto di conoscenza della lingua, perché già è il suo livello. Invece dovrà dare alla fine del primo anno l'esame di lingua inglese con tutti i problemi di traduzione, di grammatica che saranno stati studiati in modo più teorico. Quindi va benissimo, se avete già un C1 vi faciliterà la parte lettorato, ma non vi fa saltare nessun anno, dovete ovviamente fare acquisire i crediti interamente del primo anno, del secondo, poi del terzo. Per la persona che mi chiedeva, posso mandare l'attestato quando mi iscrivo? No,
gli attestati si devono consegnare al centro linguistico dove vi vogliamo vedere. Forse vi vedremo per appuntamento su Meet, se ancora a settembre o nei primi di ottobre non sarà possibile facilitare gli accessi per tutti, ma abbiamo speranza che a settembre ancora sarà possibile spostarsi e quindi potrete venire, ci saranno accorgimenti, si dovranno prendere appuntamenti per evitare troppo affollamento e troppe code, ma al centro linguistico abbiamo proprio l'intenzione di accogliervi personalmente e di valutare uno a uno le vostre conoscenze d'inglese. Quindi non mandate nessun attestato al momento della prematricolazione o dell'iscrizione, anche perché l'iscrizione o la prematricolazione si fa ovviamente a livello di Ateneo, sono gli uffici di iscrizione che si occupano di questo. Altra cosa è i prerequisiti per un corso di laurea specifico per il quale vi rivolgerete appunto al corso di laurea specifico. Questo che vi ho spiegato ha anche un altro corollario. La frequenza in aula è davvero fondamentale per lingue. Quando si dice che la frequenza non è obbligatoria, è un fatto, come dire, legale. Questo vuol dire che se uno studente salta qualche lezione, ha un problema puntuale, per una settimana è impegnato in un tirocinio, va un anno all'estero, queste cose lì ovviamente è chiaro che non succede niente se saltate un corso. I vostri genitori non riceveranno una nota, il vostro figlio non si è presentato a lezione. Però è come dire una elasticità che non prevede che uno studente dica: sai che cosa, so già l'inglese, so già il francese, mi iscrivo lì e non frequento. Perché rischiate davvero di trovarvi in grossa difficoltà proprio per tutte le materie di formazione più teorica. Abbiamo questo tipo di profilo per cui formiamo degli studenti che alla fine del triennio avranno anche una buona capacità teorica, per esempio conoscere le regole della le norme, le tradizioni della traduttologia e tutte le regole grammaticali che vi aiutano a anche spiegare magari nel futuro problemi di traduzione. Si tratta quindi di un corso di laurea che è, come dire, molto di più, non è un'altra cosa, è anche la pratica della lingua, ma non è soltanto la pratica della lingua. Questa è una cosa di cui dovete essere ben coscienti e non vi consiglio di iscrivervi senza frequentare, perché davvero vi mettete voi stessi in grossa difficoltà. Certamente sì. È chiaro che se c'è un problema specifico vi veniamo incontro il più possibile. Certo. Grazie Anne. C'è una domanda di una studentessa che chiede se possiamo, se è possibile studiare una terza lingua. Qui faccio una piccola postilla io. Prima lo avevamo previsto nei vari corsi, nei vari piani di studio era consentito. Ci siamo accorti che lo studio di una terza lingua rallenta un po' il percorso di un triennio. Già i livelli che sono indicati, che avete visto, sono livelli reali. E già due lingue, per raggiungere il C1, il C2 di inglese e il B1, il B2, delle altre lingue che vi abbiamo menzionato, e saperle bene, è come dire, per 3 anni basta. È possibile, se uno proprio insomma vuole lavorare su 3 lingue, ci sono i crediti a scelta, cioè c'è un piccolo spazio di libertà rispetto a un piano di studi e uno una terza lingua la può infilare lì sulla base anche delle proprie scelte. Però ecco, diciamo, non è più uno. Noi non, tendenzialmente non lo consigliamo, a meno che non ci siano persone già molto con delle conoscenze linguistiche molto avanzate. Badate bene, l'obiettivo è restare in pari, fare una buona carriera, avere una buona media, non importa sapere 3-4 lingue a livello approssimativo, uno nella vita ne deve sapere 2 o 3 bene, ecco, almeno questo è il nostro punto di vista, la nostra visione. Sì, questo è verissimo, naturalmente insisterei anch'io su questa precisazione della collega,
molto spesso gli studenti si dicono: ah, beh, ho già fatto una lingua o due, magari ne faccio altra all'università, così amplio le mie conoscenze linguistiche e ne parlo di più. Questo non è, dal punto di vista della futura professione, non è un calcolo molto utile, perché davvero la competizione, la competitività sul livello linguistico nel mondo, nel mondo professionale, ma anche poi se andate a fare una magistrale e continuate studi universitari dopo, è molto alta. Ormai molte persone giovani conoscono molto bene varie lingue, quindi dovete competere con livelli alti. Uno che sa tre o quattro lingue in modo approssimativo fa sicuramente meno bene di una persona che ne sa due a livello di eccellenza. Questa è la prima cosa a cui dovete pensare. Quindi pensateci quando scegliete le lingue, e al momento della scelta delle lingue vorrei anche dare un consiglio, come dire, generale. Scegliete un po' le cose che più vi piacciono. L'inglese è obbligatorio, lo dovete fare tutti, non avete scelta, quindi l'inglese lo fate tutti. Le lingue più richieste nel mondo del lavoro non sono per forza le lingue, come dire, che danno più sbocco lavorativo, perché sono anche quelle più richieste dagli studenti. Penso per esempio allo spagnolo, al tedesco, magari anche al francese. Sono lingue che nel mondo del lavoro sono più richieste del cinese, forse, o del russo. Quindi molti studenti si dicono: vabbè, allora mi iscrivo, faccio inglese e francese o inglese e spagnolo, perché queste sono lingue più richieste nel mondo del lavoro. Bene, pensate però che ci sono anche più laureati in queste lingue. Quindi dovete, se volete lavorare con queste lingue o continuare studi in queste lingue, raggiungere un livello più alto. Scegliere una lingua meno richiesta nel mondo del lavoro, russo o cinese, non è per forza una scelta sbagliata dal punto di vista degli sbocchi, perché ci saranno anche meno specialisti laureati e quindi di fatto avete quasi, direi, le stesse possibilità. Da quello che risulta a noi dell'occupabilità degli studenti, non è vero che, come dire, le lingue, gli studenti che hanno scelto delle lingue meno richieste nel mondo del lavoro trovano meno lavoro, perché appunto sono meno a essere specialisti o laureati. Il consiglio è di scegliere una lingua che davvero vi piace, che avete voglia di approfondire come lingua e come cultura. È importante, perché non si forma un buon traduttore, un buon interprete, se non conosce niente della cultura e delle tradizioni letterarie e culturali del paese in questione. Quindi scegliete quello che vi piace. E scegliete anche, come dire, qualche cosa che potete magari anche approfondire. Se avete studiato già una lingua straniera al liceo, ben venga, partite bene e potete approfondire di più e davvero arrivare a un livello d'eccellenza alla fine del triennio. L'idea di dire: ho già fatto tale lingua a scuola e quindi non la faccio all'università, ne comincio una da zero, così ce n'è una in più, non è sempre la cosa più redditizia, perché appunto arriverete comunque a un livello un pochino inferiore se cominciate da zero. Se avete già un buon bagaglio, è chiaro che potete sfruttarlo di più e arrivare a un livello più alto alla fine del triennio. La scelta della seconda lingua è bene farla molto presto, perché i corsi sono numerosi, i corsi sono molte ore di lezioni. È chiaro che se vi decidete in ritardo, come dire, avete perso un po' queste lezioni. Però ufficialmente vi chiederemo di fare una scelta definitiva non al momento dell'iscrizione. Al momento dell'iscrizione andate al centro linguistico e dichiarate quale seconda lingua scegliete.
Se poi dopo un mese volete cambiare seconda lingua, non succede niente. Potete anche, nella misura del possibile, provare a seguirne due all'inizio. Quindi la seconda lingua è una scelta che potrete fare anche un pochino più in là, che non dovete fare oggi. Mi approfitto per salutarvi perché io vado a fare lezione. A questo punto tanto vi ringrazio per la disponibilità nel restare con gli studenti, con chi vorrà in qualche modo domandare le varie informazioni, e io ho lasciato tutte le varie indicazioni, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ciao, grazie. Grazie a te, grazie Francesca. Rispondo, grazie Anne, rispondo a due domande che ho visto nella chat. Allora, una riguarda da parte di Francesco, mi pare sul tirocinio, sui settori, per gli ambiti professionali. Allora, il tirocinio può riguardare aziende del tipi più ampi, in Toscana ce ne sono di diverse, ci sono già accordi, quindi uno vede la lista, c'è un ufficio tirocinio, c'è una persona che si occupa di indirizzarvi, e quindi da una lista di aziende già convenzionate uno può scegliere. In più c'è tutto il mondo della cultura e dei servizi, quindi per esempio settori cultura dentro i comuni, festival, musei, dove sia possibile, settore turistico, alberghi, quindi tutto l'universo della ricettività, settori dove sia possibile praticare certe lingue, le lingue straniere, scuole di lingua, anche queste sono ambiti con cui abbiamo convenzioni. Poi lo studente stesso può presentare, può proporre un ente che magari non è nella lista e noi attiviamo la convenzione. Quindi direi ci sono tutte le possibilità più ampie, e anche che seguono i vostri interessi. Ecco, se uno è interessato alla traduzione, naturalmente farà una casa. Può lavorare, può fare un tirocinio in una casa editrice, e chi è interessato all'universo del turismo farà invece un tirocinio all'interno di un albergo, per esempio, del settore turismo di un comune. Poi un'altra persona ci ha chiesto come saranno divise, Arianna, come si svolgono le lezioni delle diverse lingue. Sì, si è divisi in gruppi, naturalmente in base al livello, questo soprattutto nelle classi del lettorato. Poi sulle suddivisioni nelle aule di lingue, di nuovo lascio la parola alla collega. Poi vedo molti stanno andando via, tra qualche minuto dovrò andare via anch'io a causa delle mie lezioni, anch'io purtroppo. Quindi cedo volentieri la parola alla collega. Rispondo velocemente a Arianna. Si è divisi in gruppi in base al livello per i corsi di lettorato, per la parte, diciamo, pratica della lingua, di apprendimento della lingua, mentre per gli insegnamenti dei docenti, che sono i corsi, gli esami a cura del docente con programma specifico, lì tutti seguono gli stessi, perché anche se uno sa bene una lingua può non conoscere alcuni fatti teorici che vengono insegnati lì, e poi perché molto spesso l'insegnamento del docente, che si chiama appunto mediazione, è un insegnamento basato sulla traduzione, e tradurre, si sa, è un esercizio comunque che richiede certe tecniche che vanno bene per tutti i livelli di lingua. Quindi ci sono appunto due parti ai corsi di lingua: la parte lettorato che viene divisa per livelli, la parte corso docente che tutti seguono. Altre domande? C'è qualche domanda? Mi sembra che abbiamo risposto a tutte, sì. Non ne vedo altre. Quindi se... Sì, abbiamo risposto, credo che siamo state, insomma, siamo riusciti a rispondere a tutte le domande. Poi ce ne fossero altre, avete i nostri recapiti, sia miei, della professoressa Anne Scoisman, di altri colleghi che vi ho riportato nelle chat. Riceverete le slide che per qualche problema non scorrevano, devo capire come mai, comunque ve le mando
attraverso le vostre la studentessa tutor e vi ringraziamo per il vostro tempo. Speriamo di vedervi presto al Pionta, che effettivamente è un bel campus immerso nel verde e merita comunque di essere visto, anche se sceglierete un altro corso di laurea. Vi invito a vederlo perché è molto bello, quando sarà possibile, naturalmente. Assolutamente, anch'io vi ringrazio a tutti per l'attenzione, spero di potervi accogliere al Pionta molto, molto presto, e per noi è sempre un piacere avere studenti che scelgono anche le lingue, perché è un corso di laurea un po' particolare, che apre molto su viaggi all'estero, su attività varie, per cui è un clima molto 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 piacevole. Speriamo di poter accogliervi, intanto buona estate e soprattutto buona maturità. Ecco, una nota e un invito, l'ho scritto nella chat: il 26 settembre noi festeggiamo, celebriamo sempre la Giornata Europea delle Lingue, che quest'anno sarà probabilmente in streaming, quindi siete tutti invitati a vedere, a conoscere i vari docenti dei settori, dei comparti di lingua straniera, così anche se uno è incerto su quale seconda lingua scegliere, forse può chiarirsi le idee, perché ci vedete tutti in azione per questa giornata che celebra le lingue d'Europa e non solo d'Europa, va bene? Quindi siete tutti invitati il 26 settembre. Di nuovo, arrivederci a tutti. E grazie, e a presto, speriamo. Arrivederci.